Expert ti regala lo Smart TV Ultra HD 4K 49 pollici Telefunken che vale ben 549 euro acquistando un elettrodomestico selezionato dagli esperti. Operazione a premi valida dal 1 al 18 marzo. Vedi regolamento su expertonline.it. Grazie Expert. Gli esperti, sempre con voi. Siamo con l'avvocato dottor Aliprandi, che è stato protagonista di un bellissimo seminario svoltosi qui all'Università di Sassari sui diritti d'autore. Innanzitutto, chi è Simone Aliprandi? Simone Aliprandi è un avvocato, un libero professionista che si occupa di diritto d'autore, di diritto delle nuove tecnologie, come si usa chiamare questo settore, e che ha anche parallelamente un'attività di, diciamo, divulgazione scientifica, divulgazione culturale su questi argomenti, sugli argomenti di cui normalmente mi occupo per il mio lavoro. Abbiamo parlato oggi di diritto d'autore, ecco, perché è importante conoscere la legge sui diritti di autore, soprattutto oggi che siamo praticamente, navighiamo tutti i giorni sul web? Appunto, proprio per quello, perché abbiamo in tasca degli oggetti che ci mettono in comunicazione con un pubblico potenzialmente globale. Basta avere appunto un cellulare da poche decine di euro per essere affacciati sulla rete, quindi abbiamo una potenzialità di comunicazione, di pubblicazione di contenuti che solamente una decina di anni fa era impensabile. E ovviamente questo però ci carica di una responsabilità maggiore, perché dobbiamo capire cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare con i contenuti che abbiamo creato noi, ma soprattutto con i contenuti che hanno creato altri prima di noi, che noi magari andiamo a riutilizzare nella nostra attività di condivisione. Ecco, lei è un fautore primario della condivisione, diciamo che potrebbe essere il nuovo Sabin della condivisione. Sabin era un virologo polacco, colui che ha inventato il vaccino della poliomielite e l'ha reso subito disponibile a tutti. Ecco, quanto è importante la condivisione? Quanto è importante la condivisione oggi? Allora, siamo immersi in un clima di condivisione, è che c'è chi lo fa in modo più consapevole e chi lo fa in modo meno consapevole, però di fatto siamo tutti portati a condividere appunto informazioni e contenuti. Io, nel senso, mi sono un po' distinto come un giurista che aveva appunto un occhio di favore per questo approccio, per un approccio open, che appunto è un po' raro, perché tendenzialmente l'avvocato, il giurista che si occupa di queste materie è geloso del suo. Sì, no, anche più che altro i suoi clienti sono gelosi, nel senso che la maggior parte del lavoro che può arrivare a un consulente, a un legale sul tema del diritto d'autore, ma in generale della cosiddetta proprietà intellettuale, proviene da coloro che hanno interesse a tutelare le loro opere, quindi a cercare di tenere ristretto e non condiviso il frutto del loro investimento, della loro creatività. Io ho sempre cercato di pormi nell'ottica opposta. Lei condivide tutto. Per quanto riguarda la mia attività, sì, cioè adesso relativamente, perché poi per quanto riguarda la mia attività professionale di consulenza sono molto, anch'io abbastanza geloso, però sì, per quanto riguarda i miei contenuti, cioè quello che pubblico, i libri ad esempio, no? Qua hanno portato uno che è quello di cui abbiamo discusso oggi al seminario Sassari. E che sui libri sono, diciamo così, i libri, le mie slide, i libri sono sì, open sì, access. Sì, esatto, perché sono open access, utilizzano una licenza open che sono le cosiddette Creative Commons, che sono le più note tra le licenze open. L'ho sempre fatto fin dall'inizio, perché appunto, diciamo, quella piccola notorietà che mi sono ritagliato in rete già una decina d'anni fa era proprio basata sul fatto che io parlavo di questi argomenti, ero tra i primi a parlare di questi argomenti. Mi sembrava poco coerente e anche un po' goffo poi non applicare queste licenze sui miei contenuti, come dire, parli tanto di questi temi e poi non ci dimostri che ci credi, contraddizione. Che consiglio si sente di dare ai giovani, soprattutto ricercatori, perché poi oggi siamo nell'università, il convegno era basato sui diritti d'autore nel campo accademico? Beh sì, cioè, quando parliamo di open access tendenzialmente parliamo di letteratura scientifica, quindi il tema di oggi era proprio molto molto orientato al mondo accademico scientifico. Consiglio, anch'io ho fatto un dottorato di ricerca, quindi un po' conosco cosa vuol dire stare in quell'ambito. Cioè, il discorso è molto semplice: il ricercatore, lo scienziato è già stato pagato, è già stato retribuito per la sua attività di ricerca, quindi soprattutto se è un ricercatore del settore pubblico e quindi ha fruito di soldi pubblici per fare quella ricerca.
invito a condividere il più possibile i frutti di questa ricerca e soprattutto di non cedere i diritti esclusivi a dei gruppi editoriali che poi ovviamente hanno tutto l'interesse opposto alla condivisione, cioè a tenere sotto chiave frutti di ricerca che invece sono state finanziate con soldi pubblici. Quindi si crea veramente un impasse, una contraddizione tra quello che sarebbe lo spirito della vera ricerca scientifica e poi invece l'interesse economico di conservare, di tenere sotto chiave dei ritrovati scientifici. Sabin, se avesse ragionato in un'ottica di business, probabilmente avrebbe fatto morire un bel po' di persone prima di riuscire ad arrivare alla brevettazione del vaccino, no? Lui è ovviamente un genio, un mostro di questo mondo, però è uno che ha indicato la strada, ha fatto capire che la sua vocazione non era quella di fare l'industriale farmaceutico, era quella di fare lo scienziato. Parliamo del libro, questo libro dove lo possono trovare? Beh, allora, come tutte le librerie? In tutte le librerie, asterisco, nel senso che essendo pubblicazioni come puoi capire un po' su temi un po' di nicchia, quindi difficilmente lo troviamo già nello scaffale, magari va ordinato con qualche giorno. Suggerisco per chi vuole il cartaceo di ordinarlo direttamente dalla casa editrice, la quale lo spedisce e lo fa arrivare nel giro di poco, oppure c'è l'ebook su tutti gli store Amazon, oppure anche sul mio sito e sui repository open access si trova, perché essendo un libro a sua volta open access con la licenza Creative Commons si trova in versione open. Ecco, ricordiamo che chi vuole vedere la lezione, il convegno che è stato fatto oggi, può andare sul sito SlideShare, dove sono pubblicate in open access tutte le slide, tutti i contenuti di questo bellissimo corso. E ci sarà anche il video se tutto va bene, nel senso che abbiamo realizzato anche le riprese, quindi oltre alle slide uno potrà avere le slide da consultare di fianco e il video. È la prima volta che vieni in Sardegna? No, in Sardegna no, ho avuto varie esperienze, anche a Sassari ero già stato. Quindi ma in vacanza sempre, o per lavoro? No, per lavoro, sempre per questo tipo di attività, sempre per convegni o per corsi, formazioni. Ok, perfetto. In bocca al lupo e tanti auguri. Grazie a voi, arrivederci. Ogni giorno ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva. Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vogliamo starvi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più. L'amore per un'informazione libera. Sassari TG Express.